Ciao da Afsim! È domenica 21 giugno e domani quindi torna in campo anche la Juventus per la Serie A, ma a leggere i giornali in questi giorni sembra quasi che la cosa debba essere un banco di prova decisivo per la permanenza oppure no di Maurizio Sarri sulla panchina bianconera. Una cosa che, per quanto la situazione della Juventus possa essere ed è difficoltosa e problematica, è abbastanza fuori dalla realtà alla quale siamo abituati, nel senso che pensare e sentir parlare di un esonero dell'allenatore della Juventus non è cosa comune, non è cosa di tutti i giorni, ma neppure di tutte le stagioni, anzi è una cosa che sostanzialmente non è accaduta quasi mai. E questo quasi mai, questo rifarsi un po' alla storia, al percorso precedente, è la risposta che è stata data, che era stata data per esempio la scorsa stagione, quando qualcuno paventava il possibile esonero di Massimiliano Allegri nel corso della stagione. Si disse: la Juve non esonera i suoi allenatori, quindi non succederà, o meglio, non li esonera nel corso della stagione, ma solo alla fine di un contratto, alla fine di una stagione, di un percorso. Ecco, a che punto è il percorso di Maurizio Sarri sulla panchina bianconera? Evidentemente ad un punto iniziale e ad un punto di primo incontro e prima conoscenza vera tra due mondi che sono nati distanti e che si sono avvicinati, ma restano probabilmente due poli opposti. E per entrare più nel tecnico, nello specifico, cioè Sarri ha firmato il contratto circa un anno fa, ha iniziato ad allenare la Juventus a luglio praticamente del 2019, quindi con lo stop tra l'altro di 3 mesi che c'è stato, è scarso ad un anno di effettivo lavoro con la Juventus, un anno da allenatore, ma diciamo pure un anno pieno. Comunque siamo all'inizio di un percorso, ed è un percorso tra l'altro non qualsiasi, non come quello di qualunque altro allenatore sarebbe stato scelto o è stato scelto in passato dalla dirigenza della Juventus appunto per la squadra bianconera. Parliamo di un percorso diverso, di un progetto diverso, contenutistico, come ho provato a sottolineare appunto in questi giorni, nel senso che Sarri è stato scelto per dare alla Juventus un'identità di gioco diversa. E un'identità di gioco, innanzitutto, perché con Allegri ci si era resi conto, soprattutto in Europa, che non si sapeva definire come giocasse la Juventus. Al di là poi delle vittorie, come arrivavano, come non arrivavano, quando raramente non si vinceva, a livello anche di singole partite oltre che di trofei, ma appunto cercare, dopo l'acquisto di Cristiano Ronaldo, di dare un'identità anche tecnica al brand Juventus a livello internazionale ed europeo, oltre che provare a fare quel salto di qualità in Europa che neppure Allegri, fautore comunque di 2 finali di Champions, era riuscito ad offrire. E allora, se la scelta è stata questa ed è stata per un allenatore contenutistico, per un allenatore filosofico, si è detto subito, anche da parte dei detrattori di Sarri o di chi era semplicemente scettico, che ci sarebbe stato bisogno di tempo e di lavoro per Sarri perché potesse produrre frutto, perché potesse far dire ai giornalisti, agli addetti ai lavori, a tutti noi tifosi: ecco, stiamo vedendo la Juve di Sarri, stiamo vedendo il frutto del lavoro di Sarri. Lo stesso Buffon, alla vigilia della finale di Coppa Italia di mercoledì scorso, ha detto: solo l'anno prossimo vedremo il vero Sarri e la vera Juve di Sarri. Facendo uno spoiler sulla sua permanenza, non lo sappiamo, può darsi che sia stata semplicemente, come sicuramente è stata, anche una dichiarazione per stemperare un po' la tensione e alleggerire le pressioni sul tecnico, pressioni che poi si è comunque preso a valanga vista la sconfitta, viste anche comunque le dichiarazioni dello stesso Sarri appunto alla vigilia, abbastanza controverse. Ma questo ragionamento che sto facendo è per dire cosa? Per dire che dal mio punto di vista non credo ad un possibile esonero di Sarri nel corso della stagione, non credo che addirittura, come sembra emergere da qualche voce, la partita di domani a Bologna possa già essere decisiva, per quanto sarei d'accordo e condivido e lo ritengo verosimile il fatto che Agnelli sia abbastanza imbufalito. Agnelli imbufalito nonostante i sorrisi nel consegnare le medaglie ai giocatori del Napoli nella finale di Coppa Italia, senza averle consegnate però ai giocatori della Juventus, un po' come a dire: prendetevele voi che mi avete veramente rotto, stasera mi metto a fare anche un po' di scena, di sportività, anche per ripicca nei vostri confronti, dando invece le medaglie all'avversario in un meraviglioso terzo tempo che pochi hanno sottolineato, perché naturalmente si trattava pur sempre del tanto vituperato
e odiato Andrea Agnelli. Andrea Agnelli che probabilmente è imbufalito, come dicevo, perché insomma la situazione non è delle migliori, per usare un eufemismo abbastanza palese. Ma da che punto di vista la situazione non è buona? Dal punto di vista di tutte le componenti, perché se Sarri ha le sue responsabilità anche per il modo in cui ha affrontato comunicativamente e tatticamente la finale di Coppa Italia, ci sono responsabilità da parte dei giocatori, perché li abbiamo visti andare in campo da Ronaldo a non so, a Bonucci, senza la grande verve, la grande determinazione che sarebbe stata auspicabile e comprensibile in una partita decisiva come una finale di un torneo, di un trofeo che devi provare ad alzare, visto che l'anno scorso non l'hai vinto, visto che non perdevi una finale di Coppa Italia da un sacco di tempo. Di conseguenza era veramente un obiettivo da andare a prendere con grandissimo impegno che non si è visto a tutti gli effetti e non al massimo. Allora c'è malcontento probabilmente da parte della dirigenza anche nei confronti dei giocatori. Però a quel punto come si può risolvere la cosa? Cioè, se Sarri ha le sue colpe, ma hanno le loro colpe anche i giocatori che non si sono adeguatamente impegnati, intanto siamo probabilmente al cospetto di una dicotomia, di una spaccatura, di una situazione avversa e controversa nello spogliatoio. E cioè, torniamo al discorso dei giocatori che non seguono l'allenatore, cosa di cui vi avevo parlato mesi fa, perché noi abbiamo visto, diciamocelo chiaramente, dei buoni sprazzi, non tanto di sarrismo, che poi è un termine per semplificare, ma dello stile di gioco di Sarri in questa Juventus. Lo avevamo visto nella partita d'andata contro il Napoli, per esempio, l'avevamo visto contro l'Inter, sempre nella partita d'andata, anche nella partita di ritorno. Insomma, ci sono state varie partite in cui per alcuni momenti si erano viste belle giocate, si era vista bella costruzione del gioco, bel fraseggio, ma funzionale, non soltanto quel possesso sterile che non ti porta a tirare appunto in porta, nella porta avversaria, e che quindi diventa inefficace. Avevamo visto cose buone, che sono state poi un po' disperse nei mesi, in realtà a febbraio, perché a gennaio buonissime cose anche a livello di risultati si erano viste. E allora avevamo cominciato a pensare che questo tornare indietro, questa regressione, potesse essere giustificata sostanzialmente quasi solo con una avversione da parte di alcuni giocatori, e quindi dei senatori, di cui pure dobbiamo parlare, alle innovazioni di Sarri, una ritrosia che è stata evidentemente tardivamente opposta e manifestata da alcuni giocatori per una scarsa convinzione nella novità, oppure per una questione di comfort zone. Cioè, prendete Bonucci, che dopo una carriera a difendere all'indietro e a venire praticamente superato da qualsiasi avversario in velocità, oltre che sui duelli aerei in area di rigore, deve cominciare ad essere preciso sui duelli aerei in area di rigore e sulle marcature, a difendere in avanti e smettere di fare quel bellissimo lancio lungo che tanto gli piace, soprattutto dopo che abbiamo battuto il calcio d'inizio e che in 6 o 7 casi su 10 finisce o in fallo laterale o in perdita di possesso a vantaggio della squadra avversaria. E questi, diciamo, sono statistici, cioè sono dati che sono riscontrabili da chiunque, non è un mio giudizio sul lancio di Bonucci all'inizio partita. E quindi giocatori come Bonucci, che ha un peso specifico nello spogliatoio enorme, potrebbero essersi un po' rivoltati alle novità dell'allenatore. Ma una situazione di questo tipo può essere scaricata come colpa, come responsabilità appunto solo sull'allenatore, oppure c'è anche una responsabilità specifica della dirigenza che porta Andrea Agnelli a non poter evidentemente prendersela soltanto con Sarri, oppure prospettare una soluzione estrema come quella che alcuni giornali, alcune voci stanno ipotizzando? La risposta secondo me è negativa, cioè Agnelli non può prendersela dal mio punto di vista soltanto con Sarri. L'esonero di Sarri sarebbe un fallimento per tutti a questo punto, e perciò io non ci credo nel corso della stagione. Poi ad agosto, probabilmente ad agosto-settembre, saranno fatte tutte le valutazioni del caso alla luce dell'esito della stagione. Cioè, per ipotesi, la Juventus perde a Bologna, poi perde anche le successive due partite, e la Lazio, non vincendole magari per forza tutte, ma magari facendo qualche punto, riesce a scavalcare la Juve. Ora, questo potrebbe essere, con altre 9 partite poi da giocare, un campanello d'allarme tale da portare ad un esonero, cioè una certezza
in pronostico che la Juventus non vinca comunque lo scudetto? E non credo, perché si è stati pazienti, si è stati molto pazienti in alcuni casi in passato con Allegri per situazioni che riguardavano certamente non anche il campionato, perché Allegri non ha sempre vinto il campionato come l'anno scorso a febbraio. Abbiamo rischiato di perderlo proprio contro il Napoli di Sarri, dopo il 2015-2016 abbiamo dovuto fare una cavalcata lunghissima, ma praticamente a novembre si rischiava forse l'esonero dello stesso Allegri, lì sì, ma perché la Juventus era alla seconda metà di classifica e non riusciva più a trovare la via, poi ci siamo riusciti, però comunque si è andati avanti, e allora non credo che si possa dare troppo peso ad una situazione, così tanto peso sull'allenatore in una situazione difficoltosa, perché come dicevo all'inizio si tratta di un allenatore di progetto, di un allenatore continuistico al quale bisogna dare tempo di portare i suoi frutti, altrimenti si sceglieva un allenatore che pronti via ti faceva fare i punti, ti faceva vincere le partite senza innovazioni tecnico-tattiche, senza novità, senza stravolgimenti anche della filosofia di gioco, e portavi a casa i trofei forse probabilmente sulla base della forza, della qualità della rosa, se ci sono, perché anche lì abbiamo diversi dubbi appunto sul modo di giocare, sull'approccio di determinati giocatori e su come è costruita la rosa, e cioè abbastanza male, e a quel punto se i risultati fossero venuti meno con quest'altro ipotetico allenatore avresti anche potuto pensare all'esonero, perché l'avevi preso soltanto per i trofei e non per delle innovazioni. Se hai preso Sarri per delle innovazioni, ed è necessariamente così perché Sarri è anche un innovatore di gioco, non puoi esonerarlo perché a distanza di diverse settimane, di diverse partite dalla fine del campionato, forse non è primo in classifica, con una Champions da giocarsi poi ad agosto. Quindi diciamo anche che Sarri non vince lo scudetto, la Juventus non vince lo scudetto, non voglio dire Sarri, perché per me se la Juve non vince lo scudetto difficilmente potranno essere prevalentemente colpe di Sarri, proprio per quello che sto dicendo, perché se i giocatori ipoteticamente remano contro, se comunque la rosa non è adeguata, se comunque non è stato dato abbastanza tempo e materiali a Sarri per fare il suo lavoro, non si possono dare troppe responsabilità a lui. Ma poi, pur perso lo scudetto, Supercoppa Italiana e Coppa Italia, se Sarri riuscisse a vincere la Champions League ad agosto, chiaramente bisogna dargli tempo per poterlo fare, non esonerarlo in anticipo. Per questo motivo io ripeto, non credo a questa ipotesi, ma la ritengo anche contraria a quelle che sono le necessità, a quella che è la reale situazione. Bisogna dare ulteriore tempo a Sarri, non perché io voglia che Sarri rimanga necessariamente, perché in realtà io non l'avrei neanche preso lui, nel senso che mi è andato bene come scelta, ma non ero uno di quelli che diceva prendiamo Sarri, per cui non ho un legame, diciamo, affettivo che mi porta a dire in maniera soggettiva e non oggettiva come stanno le cose, ma semplicemente perché potrebbe essere, secondo me, a questo punto un errore, oltre che una mossa incoerente della dirigenza della Juventus con se stessa, con le scelte di questa stagione, ma anche con l'andazzo delle stagioni precedenti. In un contesto in cui, come ho già accennato, adesso ci arriviamo, c'è anche una grossa responsabilità dei giocatori e in particolare dei senatori. Dove sono per esempio i senatori? Una cosa, guardate, che non mi è andata assolutamente giù è stato il fatto che hanno mandato Cuadrado a parlare davanti ai microfoni e solo lui dopo persa la finale di Coppa Italia. Abbiamo visto Ronaldo abbattuto, così svilito in panchina insieme a Dybala e lo stesso Cuadrado. Abbiamo visto le facce di alcuni giocatori, i sorrisi, le sghignazzate di qualcuno totalmente fuori contesto. Poi però è andato solo il povero Juan Cuadrado a dire, tra l'altro, cose non condivisibili, perché classiche dichiarazioni che in quel momento fai per non esagerare, per non vedere troppo nero, e poi nessuno si è fatto più vedere. Ora, io lo so che voi siete d'accordo, perché ho letto tanti commenti in tal senso, sul fatto che va bene che i giocatori non abbiano fatto i classici post fuori luogo, come a dire fino alla fine ci rialzeremo sul cadavere dei leoni, eccetera eccetera. Bene, meglio non prenderci in giro con i classici post sui social, perché ne facciamo volentieri a meno. Abbiamo visto nel frattempo soltanto una storia Instagram di Bernardeschi a sostegno di Alex Zanardi, tra parentesi, al quale auguriamo la miglior ripresa possibile dopo il brutto incidente, e i post e le storie di De Ligt e della fidanzata Anneke, che sono andati a fare una gita sul lago di Como con De Vrij e la fidanzata, perché avevano giorno libero. Per il resto sono spariti praticamente tutti, se non ho visto male. Io poi seguo veramente tutti i giocatori, guardo tutte le loro storie, tutte le loro post, mi sembra non mi sia sfuggito nulla. Questo è quello che abbiamo visto.
Bene, ma io non sono d'accordo sul fatto che debbano poi totalmente sparire, perché ci può stare che tu nell'immediato non scrivi nulla, che lasci sbollentare anche la tifoseria ed eviti quindi di dire frasi di circostanza. Ma un Chiellini, non dico Buffon che aveva parlato a DAZN appunto la sera prima. Non dico Bonucci, che ormai si è capito che parla solo quando gli conviene, quando può fare la sua scena, diciamo, di essere il grande leader della squadra. Ma un Chiellini che mette una foto su Instagram qualsiasi con sottoscritto "chiediamo scusa", lo potevamo, ce lo meritavamo o no? Sarebbe stato congruo, consono oppure no? E allora i senatori dove stanno? Che cosa stanno facendo per questa situazione della squadra? Vedete che la Juve è sparita, eh? Cioè da quando abbiamo perso mercoledì la Juve non esiste. Se non fosse per le notizie sugli allenamenti, che ovviamente ci vengono riportate, qualche foto degli allenamenti, il report sugli allenamenti, la notizia dell'infortunio di Khedira e di Alessandro, Higuain e Chiellini che si allenano ancora a parte, ma Ramsey che pare pienamente recuperato e potrebbe addirittura partire titolare domani contro il Bologna, ecco tutte quelle notizie che sono legate al fatto che si gioca lunedì, si gioca domani, perché altrimenti neanche tutto questo sapremmo, la Juventus sarebbe totalmente sparita dal mondo. Cioè noi saremmo stati abbandonati come tifosi in un contesto come questo. Dopo un trofeo perso, dopo una finale persa, giocata malissimo. È giusto questo? Ce lo meritiamo? Evidentemente no. E allora io dico anche che c'è una grossa responsabilità da parte dei giocatori in questa situazione, anche a livello comunicativo, per cui ancor di meno me la sento di dare troppo peso alla situazione di Sarri e alla sua eventualmente anche precaria condizione di allenatore, perché può essere anche che dopo un anno Sarri se ne va, ma deve essere, secondo me, ripeto, ad agosto, e deve essere per delle motivazioni che siano consone soprattutto a quello che si farà in futuro. Ve lo spiegavo ieri: se mandi via Sarri è un fallimento per la dirigenza che l'ha scelto, per cui tra l'altro Agnelli si è veramente incazzato con Sarri, con i giocatori, sarà incazzato anche con Nedved e con Paratici, ma soprattutto poi bisogna decidere, la Juve deve decidere che cosa vuole fare dopo, insistere con un allenatore di progetto o tornare ad un allenatore gestore. Parentesi, ma appunto al di là del fallimento Sarri, esonero o meno, ripeto al quale io non credo, c'è una componente giocatori che va tenuta assolutamente in considerazione e non soltanto da parte del tifoso indignato, infastidito, rattristato per la sconfitta, ma soprattutto in ottica di gestione proprio della società, perché questi senatori, capitani e vicecapitani vari che abbiamo, alla fine, al momento del bisogno, se la danno a gambe, spariscono e ripeto, non è solo un fatto di rispetto, perché il rispetto passa anche attraverso delle scuse, passa anche attraverso la verità. Non è che siccome tu se fai un post sui social devi scrivere frasi fatte, non pubblichi nulla, potresti fare un post senza frasi fatte, ma con un messaggio veritiero e sentito di scuse ai tifosi e di vicinanza anche per spiegare che il momento non è così grave. Invece questo silenzio assordante, molto molto rumoroso, non fa che accrescere i nostri timori e le nostre convinzioni che ci sia veramente qualcosa di grave all'interno della Juventus che si sta sviluppando e sta crescendo, e cioè una rottura, una spaccatura che probabilmente impedisce di andare avanti serenamente con il prosieguo della stagione. Proviamo a fugare queste nefaste nubi. Domani la Juventus scende in campo. Ci aggiorneremo con tutti i contenuti del caso, sperando di vedere un'altra Juve ed una vittoria. Intanto vi ringrazio per l'attenzione. Mettete like a questo video se vi è piaciuto e vi è risultato utile ed interessante. Nei commenti, che spero di riuscire a leggere, ma ultimamente siete centinaia, centinaia e centinaia, ditemi quello che pensate e cogliete l'occasione per iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche. Ci vediamo molto presto e sempre forza Juve!